Signore e signori, ballerini e cantanti, oppositori e governanti, militanti e simpatizzanti, dagli ex magazzini ferroviari di Sanremo, Elena Di Cioccio presenta il Dopo Festival UDEM. L'inverno, il sole è stanco a letto, presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazzo, forse allora sì che t'amerei. Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che foglie non ha più. E tanto un vento freddo, come le foglie, le speranze butta giù. Ma questa vita cos'è? Manchi tu. Mi sento una farfalla che sui fiori non vola più, che non vola più, che non vola più. Mi sono bruciato al fuoco del tuo grande amore che si aspetta ormai. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Hai rubato dal mio viso quel sorriso che non tornerà. Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che foglie non ha più. E tanto il vento, un vento freddo, come le foglie le speranze butta giù. Cos'è se manchi tu? I Lemmings! Allora, Lemmings, che invito a rimanere con noi sul palco questa sera, anche loro un gruppo indipendente che abbiamo scelto per aprire la nostra seconda serata di questo Dopo Festival UDEM. Buonasera a tutti, questo era un brano di Nada, 1969, ma che freddo fa. L'abbiamo scelto perché quando lo cantò aveva, credo, 15 o 16 anni, e visto che stasera hanno debuttato i giovani sul palco di Sanremo, volevamo celebrare il Festival della Canzone con questa cover riproposta dai Lemmings. Un altro applauso, ragazzi, restate con noi perché so che avete un ospite che vi raggiungerà poi per fare un'altra cover. Allora, intanto abbiamo rotto il ghiaccio, ancora buonasera a tutti. Siamo arrivati a questa seconda serata e non ci possiamo credere. Siamo andati subito a cercare quello che i giornali hanno scritto di noi. Visto che ieri sera non passavano i titoli, ve li leggo io così, questo giro, non mi fregate. Allora, partiamo, voi li vedrete a random. Noi partiamo dalla Repubblica. I redattori di UDEM lavorano in un ufficio che ospita un quadro di Lenin e una foto di Aldo Moro, detta un po' così per par condicio. ADN Kronos, il principe dopo l'eliminazione diventa beniamino di UDEM, e noi abbiamo aggiunto è anche il nuovo batterista dei Pooh dopo la sua esibizione alla batteria, direi drammatica. L'Espresso Online ha scritto il PD a Sanremo, popolare o trash? Dateci la risposta perché ci è rimasto, tanto qua arriva gente che si saluta, ma fate pure, siete liberi. Comunque dateci la risposta perché siamo in pensiero. L'Amico Libero,
Allora, al dopo festival del PD manca pure la Salamella. Puntini puntini, la chiusura era molto più carina, però meno male che il PD c'è, almeno per fare il dopo festival. Ci sono anche le Salamelle, comunque abbiamo provveduto. Leggo online. Pupo, il principe e canonici abbinati con D'Alema in testa alle primarie lanciate da UDEM, che però questa coppia è stata un po' insidiata dalla coppia invece Mengoni-Nichi Vendola, ma vedremo più tardi come stanno andando queste primarie assurde che abbiamo inventato. Dopodiché l'appello fatto proprio dal direttore di Rai 1, Mazza, nessun problema per gli artisti che vanno agli UDEM, anzi, UDEM, andateci. E poi, per ultimo, il Mattino. Un partigiano nella giuria di UDEM, il nostro Alfredo, della nostra piccola giuria democratica, è diventato una star. Alfredo, sei diventato famosissimo nel giro di 24 ore. Non abbiamo un microfono. Che famo? Però se vuoi mi abbasso, puoi parlare qua dentro. Non mai parlare di sé è un metodo, direi, un po'... ipocrita. Non so se sei imbarazzato per la posizione o per il microfono. Non parlare mai di se stessi, ma io vi ringrazio per l'invito che mi avete fatto e sono lieto di essere qui in mezzo a voi che siete più giovani di me. Molto più giovani. Molto più giovani. Senti, sì. Mi hanno detto che tu andavi a vendere l'unità porta a porta alle 8 di domenica alle 8 del mattino di domenica mattina con Enrico Berlinguer. È vero? Beh, è capitato una volta. Una? Andare a Torino, sì. Però ti è rimasta nella biografia. Sì, mi è rimasta questa impressione perché siamo saliti al 9° piano e siamo scesi poi all'8° e mi ricordo che io sono andato una porta, lui all'altra. Beh, non vi dico prima cosa mi ha detto prima di andare in quel posto a vendere l'unità. No, adesso a un certo punto dire, mi chiama e mi dice: compagno Schiavi, senti questa signora, lo rimproveri lei, questo mio compagno. Io gliel'ho già detto prima che è troppo presto a vendere l'unità alle 8:15 del mattino di domenica. Dici va bene tutto, però alle 8 sì. Veramente presto. Sì. Hai visto Sanremo stasera? Sì, le ho preso nota di tutti i cantanti dando un voto personale. Chi ti è piaciuto più di tutti? Ragazza che ha una discendenza marocchina, come si chiama? Malika Ayane, ti è piaciuta molto. Moltissimo, ha degli occhi stupendi. Ah, quindi ti sono piaciuti gli occhi, vabbè. Beh, la canzone, insomma. Ma tanto l'abbiamo capito già ieri sera che non è attentissimo. Don Pasquale, secondo membro della nostra giuria democratica, io ho fatto un paio di domande in giro per l'Ariston, ho detto, ma voi sapete che c'è un prete al quale potete rivolgervi per così un aiuto spirituale? E molti mi hanno detto, ma va? No, ma non è una domanda, è proprio così. Ma devo rispondere io o devono rispondere gli altri? No, devi rispondere tu. Se non lo sanno, sala stampa ogni tanto mi vedono. Ogni tanto ti vedono. Stasera hai seguito il festival? Ero occupato dalle ballerine. Eri occupato? Vabbè, guarda. Abbiamo... No, ero ovviamente un po' dappertutto. È difficile seguire per me il festival come manifestazione canora perché sono preso ovviamente... dall'incontrarmi con tutti. Hai incontrato tutti questa sera? In percentuale quanti? Ah, non lo so, la percentuale sono quelli che stanno nell'Ariston. Io non ho mai fatto questione di percentuale perché non so chi sia, quanti siano. Vabbè, sempre criptico, però ci piace averla, Don Pasquale. Ceci. Ciao a tutti. Tu stasera hai visto il festival? Ho visto il festival. Dacci un giudizio, chi ti è piaciuto di più in assoluto? Marco Mengoni mi è piaciuto, ma anche Cristicchia mi piace. Ma fisicamente o la canzone? No, anche perché, no, volevo dare una cosa che non si può dire, credo, perché secondo me non è molto etero. Aspetta. Infatti ho detto non si può dire, no. Senti, tra l'altro dopo che ti hanno visto ieri sera, molti ci hanno scritto, ma la fanciulla qui è fidanzata? Siamo fidanzata. Con chi? Papà sindaco, fidanzato militare. Ecco, con il nucleo perfetto. Contento? Contento? Va bene. Sindaco.